Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Paolo Cattaneo, che mi chiede di parlare del film di Daniele Vicari del 2012, Diaz. È un film chiaramente tratto dagli avvenimenti del G8 e tragici, dove la polizia massacrò centinaia di persone di botte, migliaia di persone, ammazzò Carlo Giuliani per la strada e in più si fece una cosa terrificante, ovvero quella di attaccare la scuola Diaz, dove 93 persone date dal comune di Genova dormivano tranquilli durante questa notte, che sono poi invece stati attaccati e massacrati, distrutti, dimazzate dalla polizia. All'interno di questa scuola si trovavano tutti i giornalisti esteri, i giornalisti italiani, gente normale, e quindi il film ne racconta le vicende, la ricostruzione con tutti i vari personaggi, ed è un film molto bello per come Vicari lo mette in scena. Vicari chiaramente cerca di fare un docufilm attaccandosi ai suoi personaggi, ridandogli personalità a persone vere e cercando di non essere così manicheo nella divisione tra bene e male polizia, no, però riesce chiaramente a colpire nel segno. È chiaro che il film è un attacco netto alla gestione del G8 a Genova, è un attacco netto alla gestione della polizia, è un attacco netto alla infame, veramente infame, violenza perpetrata a tutti quelli che dormivano tranquilli dentro la Diaz, dove poi furono trovate molotov, bastone, tutti i cazzi che non erano messi lì e che sono stati sputtanati, che sono stati messi lì dalla polizia dopo. Quindi veramente un episodio della storia del mondo e soprattutto italica veramente vergognoso, che Vicari però mette in scena con ottima mano, bella fotografia, ottima musica, ritmo giusto, ti lascia in tensione nonostante tu sappia cosa sta succedendo, e le situazioni in cui la violenza esplode, tutti loro che vengono portati nelle galere, è veramente terribile. E un'altra volta ci fa vedere come il potere e il potere costituito in realtà faccia più o meno il cazzo che vuole, perché di questi non è stato punito quasi nessuno. Un film dolente proprio, che lascia la malinconia addosso. Sono passati quasi 20 anni da quell'anno terribile, e è riuscito quello che voleva la polizia e i poteri forti. Dopo aver ammazzato una persona, averne massacrate di botte altre migliaia, rivoluzioni così nella strada di persone che andavano a dimostrare e a mostrare la loro insofferenza, non ce ne sono quasi più state, perché insomma dopo un morto e migliaia di feriti, e inoltre questo assedio alla Diaz qui mostrato in maniera così possente, è veramente sempre più pericoloso per uno fare una manifestazione senza pensare di essere sparato o massacrato di botte. Sta di fatto che il film, come ho detto, è bello proprio per come film, non solo come ricostruzione dei fatti, perché il nostro riesce a utilizzare bene i mezzi cinematografici, non è il classico biografico che ti lascia lì con la gente buttata un po' a cazzo di cane, che vuole raccontare ma che però dimentica la forma. Vicari, che da un ottimo regista qual è, in realtà la forma la tiene e gira un film digitale meraviglioso, aiutato da un gruppo di attori veramente bravi, aiutato anche da dei collaboratori, fotografia, musica e tutto il resto, che rendono veramente l'idea di quei giorni. Quindi a 10 anni e coda da quei giorni, il nostro gira un film che ancora visto adesso fa veramente più paura, molta più paura degli horror più belli riusciti, perché quando lo finisci di vedere hai un'inquietudine, hai una sensazione di malessere verso lo Stato, verso chi dovrebbe proteggerti, invece di Malmena, che rimane un'altra volta basito e ti chiedi come sia possibile che certe cose possano ancora succedere negli anni 2000. Un film che smaschera l'ipocrisia delle forze dell'ordine, almeno in quel caso, che sono state veramente loro il disordine e hanno portato loro morte e distruzione, non i manifestanti, che chiaramente ogni tanto qualcosa spaccano, ma che non hanno proprio ammazzato nessuno. Film che racconta tutto questo, ripeto, con grande messa in scena e con grande forza politica e sociale, quindi per me un film assolutamente da non perdere